Beh, possiamo dire che per la previdenza integrativa ormai i nodi sono venuti al pettine. La cosa è partita 2 anni fa, cioè il regalino è stato confezionato ai lavoratori dipendenti italiani nel primo semestre del 2007. Gli hanno detto in tutte le salse che dovevano dare un calcio al TFR e dovevano aderire alla previdenza integrativa, anche perché è una cosa più moderna, insomma, cioè, mica il TFR è una cosa così vecchia. Ma i dati sono venuti fuori adesso che chi ha scelto linee azionarie si è perso il 25% l'anno scorso, che è già una bella perdita, per il 25%, vuol dire anche che chi è andato in pensione alla fine dell'anno scorso e pensava di avere un'integrazione di 200 euro, ne ha avuto soltanto di 150, da allora in poi. Ora, non è che noi portiamo male, che io porto male, che lo porta male quando diciamo le cose, insomma. La storia è questa, che il TFR è una cosa sicura, era una cosa sicura, è tuttora una cosa sicura. Mettere i soldi nella previdenza integrativa in qualche modo vuol dire giocarsi la pensione alla roulette dei mercati finanziari. Ora, se uno va alla roulette con la sua pensione e la punta sul rosso, può anche vincere, però può perderla tutta. Non consiglierei questa cosa qui. Ora, bisogna dire che per la previdenza integrativa l'Italia ha probabilmente dato proprio prova del peggio di sé, ovvero sia nel primo semestre del 2007, giusto 2 anni fa, c'è stato un coro unanime. Da tutte le unanime, anche se non assoluto, qualcuno era fuori dal coro, ma veramente pochi erano fuori dal coro, a dire ai lavoratori dipendenti che dovevano aderire alla previdenza integrativa. Io ho raccolto le scempiaggini, questo non è tutto la raccolta, sui giornali pubblicati in quei 6 mesi, fondamentalmente sul Corriere della Sera e solo 24 ore, anche su qualcun altro. Gli hanno detto che dovevano scegliere in fretta, che non dovevano lasciare passare 2 mesi. E già si capisce, perché se passavano 2 mesi finiva il periodo in cui entravano in trappola e poi magari non c'entravano più. Ora, c'è stata veramente un'alleanza spuria. A favore della previdenza integrativa c'erano. Ci fu prima il governo Berlusconi, poi il governo Prodi, che addirittura anticipò di un anno l'entrata in vigore della legge di riforma del TFR. I sindacati consociati con la Confindustria, sindacati confederali, consociati con la Confindustria. Vari economisti che si sono esibiti, spesso in conflitto di interesse, spesso perché comunque erano o in consigli di amministrazione di fondi pensione o consulenti di fondi pensione. Giornalisti senza ritegno. I poveri italiani si sono sentiti dire da tutte le parti che dovevano aderire alla previdenza integrativa, ai fondi pensione o a altre forme di previdenza integrativa. Chi è che gli ha detto il contrario? Ma veramente pochi. A onore del vero, l'area cattolica, famiglia cristiana, evidentemente non avendo una riverenza nei confronti della Confindustria e della Bocconi, ma pensando di dipendere da qualcun altro più in alto, non ha consigliato i fondi pensione, anzi ha consigliato di tenersi il TFR. Poi i sindacati di base, qualche spirito libero nel giornalismo come Oscar Giannino, e innegabilmente c'è un post del 6 giugno 2007, Beppe Grillo, che bontà sua mi fece anche una consigliò anche questo mio libro che scrivi col titolo direi eloquente, La pensione tradita. Scrivendo, la sezione di questo libro è straordinaria, state fermi, rimanete dove siete, ogni pur piccolo movimento può essere usato contro di voi. E sì, il movimento era rinunciare al TFR. Ora, non credo che sia merito soltanto di noi che abbiamo detto contro, che abbiamo dato contro il TFR, la previdenza integrativa. Credo che anche la saggezza
degli elettori italiani abbia pesato, cioè hanno mangiato la foglia in qualche maniera, ecco. Ma spesso chi si salva dalle truffe nel campo, per esempio, finanziario, si salva non per grandissima competenza finanziaria, ma perché subodora che qualcosa puzza. Qui qualcosa puzzava, lo si sapeva col senno del prima che qualcosa puzzava nella presenza integrativa, perché era un rischio, mentre il TFR è un gioiellino di sicurezza, garantito anche dall'INPS, l'azienda fallisce, legato all'inflazione, non può scendere mai, una piccola capolavoro, frutto casualmente anch'esso o non casualmente di una concertazione del 1982 fra i sindacati e gli imprenditori, fatta bene. Si può fare cose concertate, farle bene, si possono fare concertate, si possono farle male.